Allora, abbiamo con noi Diego, volevo presentarti un attimo. Noi stasera parliamo di Fogarina e parliamo di Fogarina con Diego Rosa, artista residente, e lui ci dirà poi perché. Mi senti? Adesso sì. Sì, ok. Artista residente, poi lo farei dire a lui anche un viandante, perché un viandante lo definirei, e colui che fa delle letture e delle scritture ragionate. Mi piaceva presentarti così perché secondo me questo è il modo giusto, poi sei tu che me lo devi dire, perché sei una persona molto poliedrica e quindi definirti in un solo modo mi risultava difficile. Poi do la parola subito, prima di darla a te, darei la parola invece a una canzone a definire che ha Adesso questo nome. si sente malissimo. Mi senti adesso? Adesso sì. Ok, una canzone che rappresenta il tema di questa sera, che è una canzone, è un minuto, la sentiamo tutta, che ci porta direttamente al vino e al vitigno, ok? Quindi. Finito. Ecco, abbiamo iniziato dal vivo, insomma, da quello che ci ricorda di più, che ci porta di più alla Fogarina, Diego? Beh, la canzone che abbiamo sentito sembra sia stata scritta da un mondino di Gualtieri, Vasco Scansani, il quale ha scritto poi, tra l'altro, La bella ciao di Risaia. Qui ci sarebbe da parlare per ore di questo. La voce era quella di Giovanna Daffini. Io ritengo Giovanna Daffini la Billie Holiday italiana. Non lo dico solo io perché non ho grandi capacità dal punto di vista musicale, però sì il tipo di vita, sì il tipo di voce, cioè di capacità di essere un'orchestra addirittura, cioè essere tutto. Questa vita sfigata, questa vita proprio tirata per i capelli, dove hanno fatto di tutto e hanno subito di tutto. È una delle più grandi interpreti insieme a Billie Holiday del Novecento. Detto questo, ed ha vissuto tantissimi anni a Gualtieri. Detto questo, in ricordo di Giovanna, che io considero il personaggio più importante di Gualtieri, al di là di Ligabue e al di là del sarto Pirelli, perché questa ha veramente cambiato la musica popolare italiana. Detto questo, resistente. Quando mi hai definito resistente, ti ho detto che anche Andrea mi aveva Sì. definito Andrea Bonini. No, Andrea mi aveva definito Terragno, invece, che è un po' diverso. Sì. Perché resistente? Io, sai, adesso sono tutti resistenti, a me la roba rompe anche un po' le scatole, cioè non sto lì ad ascoltare, tutti sono resistenti. Io penso di essere resistente,
tutto sommato, al di là dell'artista o meno, che lascia un po' il tempo che trova, e al ritorno all'ordine. Nel senso che, specialmente nella storia dell'arte, continuamente c'è questo ritorno all'ordine. Prima c'è chi viaggia, chi va, chi di andante, che cerca cose nuove, che Veronelli mi ha insegnato, l'assunzione di responsabilità, che è la cosa più importante per essere anarchici, il proporre e non imporre, mi ha insegnato tutto quello che il viandante faceva, e lo faceva veramente, quando penso all'Argentina dei primi del Novecento, quando penso in America con Joile, cioè resistente al ritorno all'ordine. Qual è il ritorno all'ordine? Nell'arte è sempre il ritorno alla figura, il ritorno al pennello, il ritorno, ed è costante, ogni 20-30 anni c'è il ritorno all'ordine. E quindi ci sono quelli che dicono: ah, una volta eravamo bravi, una volta eravamo qui, eravamo là. Il ritorno all'ordine oggi è quello che io considero, considero fondamentale. Il ritorno all'ordine è fatto dalle COP, che ci dicono loro cosa dobbiamo mangiare, che ci danno loro quello che dobbiamo mangiare. Mi riferisco a FICO, mi riferisco a Slow Food, e invece l'essere viandanti è il discorso di Veronelli. Ecco, io quindi il ritorno all'ordine lo intendo in questo senso. Se è così, io sono resistente, resisto a tutte queste cose. Quindi il ritorno all'ordine e il ritorno a essere viandanti significa un ritorno alla terra, giusto? Il ritorno alla terra, cioè il ritorno ad andare, prendere le cose, ti dicono che questo è uno più uno deve sempre fare due, oppure scelgo io per te, tutti scelgono, tu pensa solo a Farinetti, lo fa per noi, cioè, io non so, ecco, quindi io su FICO ho scritto anche sulla rivista anarchica, quindi questi ti dicono che lo fanno per, cioè, no, però lei dice tu hai una testa e la testa la usi. Certo, quindi una responsabilità individuale e un rapporto con se stessi e gli altri come se fossimo noi. Ma lui, io ti dico una cosa che a Borzano, Reggio Emilia, sì. E questa era una delle cose che Gino mi aveva detto che avrebbe fatto, ma poi era già ammalato e non è riuscito a venire. Mi hanno chiamato una volta perché avevano fatto una sfida tra... Parlano? Non c'entro io. Magari chiudono i microfoni adesso. Cosa devi fare? Ok, perfetto. Vai. Avevano fatto una sfida tra gli abitanti di una frazioncina in provincia di Reggio Emilia, frazione Borzano-Denza, quella che era Ciano-Denza, adesso non so come si chiami, hanno cambiato il nome. E perché volevano sapere chi aveva fatto il lambrusco migliore. Allora hanno chiamato un sommelier, il quale li ha assaggiati tutti e ha detto: questa è merda, questa è merda, questa è merda, questa è merda. Loro si sono offesi e l'anno dopo, c'era un amico, un pittore molto bravo, che aveva una casettina lì e ci andava in vacanza, ha detto: conoscevo Gino, eccetera, mi hanno chiamato. E non, Gino non è venuto, però parlando con lui mi ha detto: vedi, il discorso è sempre questo. Loro cercavano quello che nel lambrusco dovevano trovare, io invece cerco nelle cose quello che mi possono dare. Certo. E questo per me è il discorso fondamentale. Questo è il discorso del viandante, anche rispetto al nomade. Cioè il nomade va, è vero che gira, la figura del nomade nel 77 era diventata una cosa sacra. Certo. Nel 77, specialmente a Bologna, però il nomade torna sempre nei punti fissi, sì. Ha dei punti fissi in cui torna. Il viandante parte, va, come facevano in Argentina, col suo giornale, incontra gente, parla, scambia. Ecco, la differenza è tutta qui, e trova sempre cose nuove. Io da Gino ho imparato questo, e per me è una cosa importantissima. Quindi, se vuoi che vada avanti, nato, Diego, posso dire anche. Sì. Cerca qualcosa di non codificato e che dà la sua curiosità. Tutte le cose. È un invito anche ai miei ragazzi, ai sommelier o ai giovani nuovi, di andare oltre le regole, oltre a ciò che codifica. Sì, le regole. Io non so che sia.
Aspetta che non ti sentiamo. È chiaro. Eh? Dimmi, non abbiamo sentito le ultime parole. Non ce l'ho col sommelier, è chiaro. Però è un atteggiamento che viene tutto sommato dall'Accademia. Certo. Cioè, anch'io mi accorgo che se mi metti davanti un vino frizzante bianco e mi dici che è Barolo, io ti dico, beh, insomma, qualcosa non va. Cioè, qualche regola c'è, non è questo il problema. Hai capito? Certo. Però, se si aspettano che io parli della Fogarina, insomma, non è che abbia tanto da dire, se non che mi piace berla. Esatto. Io, beh, non è vero, Diego, innanzitutto do soltanto a livello geografico, perché noi sommelier facciamo fatica. No, a noi piace anche, a me piace, parlo di me, no, collocarmi nei territori e vedere geograficamente dove siamo e di cosa stiamo parlando. Parliamo di un'area che è vicina a quella del Po, è di un'area che è anche area di Golena, dove peraltro la Fogarina ci sta bene, no? Ci sguazza, no, Diego? Quindi, sì, però non è in Golena, eh? Non è in Golena, è vicino, cioè però... È stata trovata in Golena, due cose ci le dirò, perché mi piace, perché sono 200 anni, nel 1820 si dice che un tal Simonazzi Carlo abbia trovato una pianta o due, o un piede, come diciamo noi, eccetera, di Fogarina. Poi l'ha trapiantata ed è arrivata la Fogarina. Ah, penso. No, noi siamo sul Po. Esatto. È quello che si vede nella cartina qui a destra, si vede Gualtieri, ecco, io abito Gualtieri, quindi Brescello, Voretto, Gualtieri, Guastalla, è la Bassa, noi la chiamiamo la Bassa. Dall'altra parte, i paesi invece non sono della Bassa, ma sono rivieraschi. Io poi sono nato a Viadana, quindi basta passare il ponte e si va dall'altra parte. Sei sul passaggio lombardo. Io sono un lombardo, sì, sono un extracomunitario. Esatto. Esatto. Poi ho pensato a delle immagini. Sì, va bene. Perché dobbiamo comunque arrivare al paesaggio della zona, no? Che è un paesaggio di un certo tipo, vero Diego? Sì, il paesaggio nostro, guarda, il paesaggio nostro ha un limite netto, che è l'argine. Cioè noi abbiamo il Po, poi c'è la Golena aperta, quella che dal Po va all'arginello, cioè il piccolo argine che contiene quando il Po, insomma, viene un po' fuori, ma poco. Poi c'è l'argine maestro. L'argine maestro divide quello che era una volta e che non è più, perché anche lì si fanno delle coltivazioni intensive, ormai è cambiato un po' tutto, da quello che sono tutti i paesi, luoghi stanziali, uguali, quei paesi che ormai hanno... villette geometrili, come diceva Celati, piazzette posticce, aree artigianali, industriali, centri commerciali, hanno giardini rinsecchiti. Ecco, dall'altra parte c'è... Giardini rinsecchiti mi piace. No, perché è vero, se tu li guardi, poi noi abbiamo tutte foglie, le nostre piante sono tutte con caduche, cioè che cadono le foglie, ti trovi magnolie e non magnolie dappertutto, guardate che non cadano le foglie, hai paura persino che cadano le foglie. E questo paesaggio che è piatto è un paesaggio che può essere tra incroci tra strade e canali, può avere la stessa mappa che ha la metropolitana. Ecco. Cioè un incrocio. Cioè il nostro paese è fatto, la nostra zona è fatta di questo. All'interno di questo sono rimaste delle vigne, però le vigne non hanno più le piantate che dividevano gli alberi, cioè è cambiato tutto. Noi avevamo le vigne, non so, cioè quelle che ci passavi sotto in piedi, non so se si chiamano spalliera, non so cosa. Sì. C'erano anche delle piantate collegate a delle viti maritate, agli alberi un tempo. Agli alberi, gli olmi, gli alberi da frutto erano questi. Questo è quello che avevamo noi. Esatto. Allora, però adesso io vorrei dire una cosa che mi piace, perché c'è un libretto qui che lo tengo come... ed è questo. Ah, che sì, ce l'ho anch'io, aspetta. Ce l'ho, e questo costava mille lire, questo costava mille lire. Allora, io ho conosciuto... Posso andare avanti? Posso? Sì, vai. Io ho conosciuto... la Fogarina attraverso questo. È la prima volta che l'ho letta, Fogarina di Brescello. Ho detto, ma da dove viene?
che a Brescello non c'è mai stata la Fogarina. Poi invece ho scoperto che anche lì c'erano delle vigne di Fogarina. Però la prima impressione è stata questa. Ed è quello che mi ha fatto diventare Veronelli uno dei miei miti. Veronelli, enogastronomia e Bertoncelli in musica. Sono state le due persone a cui mi sono sempre affidato, le ho ascoltate, le ho lette. Io, da bere giusto, tanto il titolo è meraviglioso perché sì, ognuno può diventare un perfetto sommelier. Ma cosa dice Veronelli? E qua, ecco, qua possiamo parlare del viandante. Cosa dice lui? Lo leggo. La degustazione, un vino lo si guarda, lo si respira, lo si gusta. Infine se ne parla. È uno dei pochi aforismi esatti. Colore, profumo, gusto e intelligenza sono le qualità che occorrono per conoscere, riconoscere e classificare un vino. Chiaro allora che la degustazione, come l'amore, comincia con gli occhi. Cioè, da questo punto di vista era ineguagliabile. Andrea Bonini parla degli spiritelli di Veronelli, ma è vero. E poi dopo però aggiunge, occhio, vabbè, ti ho detto qui, va bene, è una regola. Poi è bene anche subito sottolineare, vini e cibi, libertini. La monografia è rarissima, facili da una parte e dall'altra le scappatelle, i rapidi amori, gli escamotage. Proprio per questo, per la elettiva facilità di un cibo e di un vino, di incontrarsi, di unirsi, di fare l'amore. Ti darò regole drastiche per quanto non si deve fare. Tu ti dici cosa devi fare. Qui è meraviglioso. Cioè il traminere il pesce in carpione, il vin santo, il cioccolato. Tutto affatto per quanto si può fare. Libero spazio alla fantasia, cambia, attento, ubriaca, già nella ricerca di gioia. Poi ti dice che come le belle donne, adesso magari un po' di femministe se la sarebbero presa, differenti, misteriosi e volubili, i vini si sottraggono a troppe precise imposizioni. Poi alla fine dice, io ti darò qualche suggestione, a te il piacere delle scoperte. Cioè, questo qui è un insegnamento. Vado avanti, naturalmente, poi c'è un centinaio di pagine dove fa gli abbinamenti, e quando l'ho preso, primi anni 70, dico, adesso quando esco faccio il figo, faccio quello che sa, mi dai questo, ci vuole il vino tale e tal'altro. E trovo, quando cita i tortellini alla bolognese, qui non l'ho capito, però non ho mai avuto modo. Sulla bolognese anch'io ho qualche dubbio, eh? No, scrive, vino consigliato, rosso, giovane, leggero, giustamente asciutto. Questa è la Fogarina. Io ho già detto tutto sulla Fogarina con questo. Esatto. Preferivi Fogarina di Brescello dell'annata, servito a 16 gradi. Io dico no, io lo metto in frigo, perché i nostri vini... Il Labrusco è questo, se non sono freschi, freschi, freschi. Su questo anch'io dico sì, esatto. Adesso sono stato molto... Ascolta, quindi Diego... Faccio l'insegnante adesso. Diego, adesso, andando subito sul bicchiere, a proposito, che cos'è questa? Ce la racconti? Questa? Sì, questa etichetta è della 2005. Alberici Amilcare... fa la Fogarina dal 2000, io gli ho fatto un'etichetta con quello che c'è sopra alla bottiglia, tirato via, sai che sono tirato via, fatto una luna, strappando una luna calante, e quindi la fase dell'imbottigliamento, ma loro sembrava troppo, e allora ho fatto questo. Veronelli era morto alla fine del 2004. Questi sono quattro bicchieri che io ho scritto con 4C. Sì. E tu danni i bicchieri, ho fatto 4C. Che si tengono per mano e salutano con la barchetta rossa e nera, che non è da milanista, ma è dell'anarchico Veronelli, che va verso la foce. Questa è l'etichetta che ho fatto. E mi piace tantissimo, non disegno, non faccio queste cose. No, tu disegni perché io di tuo ho questo, non è vero? Che signor, cos'hai, mamma mia. Quindi io scarabocchio comunque no, qui ho fatto il naif proprio. E però la barchetta era doveva essere la barchetta di Gino, ecco. Però questo è un disegno in cui risalta il nero e il rosso come segnale di qualcosa, io lo so. Anarchia, segnali del colori dell'anarchia. Sì, no, ho detto non è il Milan, ecco. No, esatto, no, chiariamolo, lo so bene. C'è la luna oriente, la fase dell'imbottigliamento.
E chiariamolo che è un'anarchia di stampo veroneliano, quindi non ha nulla a che fare con un... La differenza tra me e Gino è che lui era non violento fino in fondo, io insomma sarei anche per qualche pedate nel culo che non mi... Hai capito? Però no, mi ha insegnato tanto quando mi ha parlato di assunzione di responsabilità. Per me quella roba lì è la... Ascolta, ma ti faccio una domanda, ma sì, la Fogarina quindi si assume delle responsabilità, no, di zona un po', anche lei? In un... Ma guarda, adesso la Fogarina la fanno in due. Esatto, adesso andiamo avanti su questo, ma semplicemente per dare alcune caratteristiche. No, la Veronelli ha sempre detto, io mi ricordo, che lui dalla Fogarina si poteva avere un grande vino passito. Sì. Ecco, quindi allora, a parte questo che ho qua, Fogarina Rosé, che è un aperitivo stupendo, tu ti alzi alle 8 del mattino, ti viene a trovare qualcuno, la tiri su, non ti ubriaco. Ce l'abbiamo adesso. Hai capito? Esatto, ce l'abbiamo, adesso te la faccio vedere. La sì, no, per l'amor di Dio. Hanno fatto questo, però non sono riusciti a... cioè il mercato non ha niente da dire, ecco, da quel punto di vista lì. Ascolta, ho letto una cosa carina che sulla Fogarina, sulla cucina italiana, dove si parla della Fogarina e di questa Fogarina. C'è scritto: la spuma fiorisce senza esitazione, potente e rutilante d'un viola denso e cremoso, poi svelta svanisce dopo aver compiuto il mestiere suo. Per questa l'ho trovata responsabile, perché fa il suo lavoro. E poi nei sentori, ciliegie, ma soprattutto marasche e qualcosa di più cupo, come una padellata di lamponi tirati a zucchero. Beh, guarda, adesso quella lì può essere anche per il Lambrusco, sia chiaro, con fermentazione in bottiglia. Ecco. Sì. Cosa che da noi si fa spesso, io compro il Lambrusco in Damigiana, me lo imbottiglio, lo faccio fermentare in bottiglia. E ho perso quello che dovevo dire. Mamma mia. Lo riprendiamo. No, aspetta. Non devo pensare a due cose in una volta, ecco perché mi sono messo... Due cose in una volta sono troppe per me. No, a parte gli scherzi. Sì, la Fogarina è l'apparente brillante, l'apparente del Lambrusco, non c'è niente da fare, insomma, comunque è un Lambrusco. Io l'ho bevuta la Fogarina. Esatto. Fogarina vera, cioè sì, la Fogarina spremuta e imbottigliata. Okay. Beh, c'è un tipo che si chiama Jarry, che è il padre della patafisica, il quale beveva 3 o 4 litri di vino al giorno, beveva i Pernod, beveva qui, è morto a 34 anni, alcolizzato, il quale alla sera faceva un cocktail e ci metteva dentro l'inchiostro. Ecco, io dico che la Fogarina che ho bevuto io, quindi non come questa è 100% Fogarina. Ah, la vediamo qua, guarda, ecco, ce l'ho qua, che la ecco, riprendiamo. E questa? No, è questa. Ecco. Ecco che non devo perdermi. E ecco, sembrava di bere dell'inchiostro con carta vetrata. È una cosa impressionante. Difatti, si parla di Fogarina, perché è vero 1820, ma c'è chi dice che già dal 500 c'era il Fogarino, che era... Dopo ognuno si è dato delle paternità. A me piace sempre, quando non c'è la certezza, la leggenda. E facevano, cioè già la bevevano i romani, e si beveva fino al 500, non lo so, però sempre, già allora, cioè i vini erano così, insomma, ci mettevano il miele, la dovevano addolcire, altrimenti non sarebbero riusciti a berla. Ecco, da noi ci facevano con la Fogarina fatta in casa. Ciao carissima, Loredana, ciao. Loredana. Ciao. Scusate. Fatta in casa, la Fogarina fatta in casa, cioè quindi più aspra possibile, e ci mettevano, la zuccheravano e poi la polenta che era rimasta la sera ci faceva la zuppa. Cioè la Fogarina è sempre stata questo da noi. Poi sai, mi viene in mente, ecco, dalla canzone, come si fa a pensare a far l'amore con la mia bella, far l'amore in mezzo ai pra quando vado a vendemmiare, che una volta si vendemmiava in novembre
con la neve è meravigliosa, cioè con le canzoni riesci a fare tutto, anche quello che non è vero. Quindi adesso abbiamo queste due versioni, Diego, la versione, diciamo, di Amilcare, che è quella, quella di Amilcare è un lambrusco di Fogarino, non è Fogarino, È un lambrusco, esatto, di Fogarino. Lui usa Ancelotta e lambrusco, non mi ricordo se Salamino o Marani. È un lambrusco di Fogarina, perché prima non c'era la possibilità di fare la Fogarina, la legge, esatto, non te lo permetteva. E c'erano i lambruschi di Fogarina. Amilcare ha cominciato così, quindi è rimasto lì, ecco. Certo. Un lambrusco di Fogarina che può piacere o non piacere, sempre morbido, sempre... Adesso vanno solo quei vini lì, insomma, i vini bruschi, il lambrusco vero, non vero, visto che fosse vero quello di una volta. Magari poi invece, Diego, scusa, l'altra azienda, cantina, che tiene, la diciamo, cantina sociale, sì, è la cantina sociale di Gualtieri, che è questa, nella versione, questa che tu stai bevendo adesso, sì, è questa demi-sec, e in una versione molto interessante, che è questa, vero, Diego? Però non riesce a... perché, mi ha detto un ristoratore... Perché la gente, se gli porti un passito scuro, non gli va, ecco. Esatto. Non so io se sia vero o meno, perché io l'ho bevuto una volta e non mi ha interessato più di tanto. Ma io non è che faccia testo, magari avevo bevuto troppo prima. Ma sai cosa, Diego? Credo che se lo consideri sulla nostra regione, sicuramente il terreno privilegiato è la tipologia lambrusco, cioè... Se proprio la vogliamo considerare in termini regionali, dove un passito fa sempre più difficoltà ad essere sia riconosciuto sulla tavola che solo per gli amanti. Non lo trovi neanche nei ristoranti da noi. Sì, ma poi non ne fanno una produzione altissima, credo. Adesso ho visto un po' sul sito. Questo, però evidentemente ci dovrebbero lavorare di più. Diceva un amico che purtroppo l'enologo che si era interessato adesso non c'è più e molto probabilmente non so se si andrà avanti da questo punto di vista. Però Gino ha sempre detto che la sua fine doveva essere quella. Esatto. E comunque... Sì, è un vino a taglio, un vino che insomma ha una sua importanza. Fogarina vuol dire che dà fuoco, che dà... insomma. Esatto. È vero che si chiama anche in un altro modo, Diego, questo vitigno? Ah, quello non lo so. La tintoria. No, beh. Tintoria. O tintoria. Perché macchia, esatto. Sì, no. No, non è il vitigno. No, pensavo vitigno, no. Cioè, è un modo di dire. La grappa rossa e la grappa verde sono due tipi. Sì. Poi più in là di questo, essendo uno che consuma più che studiarlo, il vino, insomma, sinceramente. Ascolta, io adesso, Diego, se tu non hai niente da aggiungere, farei chiedere agli altri se hanno delle domande, oppure se vuoi finire. Io non so se gli altri può bastare quello. Io volevo dire due cose. Volevo unire il vino alla nostra cucina. Se mi dai 2 minuti, sai che io... Certo, sì, certo. No, guarda, poi... E per questo, per non dimenticare niente, eccolo qua. Beh, diciamo, eccolo qua, dove? Vabbè, tanto mi ricordo. Gino dice che quando parla del vino, di vino e cibo, dice che se ti portano un consommé e il sommelier, no, il sommelier, pardon, il maître ci mette dentro il vino, eccetera, mandalo via perché lo può fare solo il cuoco e via dicendo. Noi abbiamo parecchio cibo, almeno io nella mia, nei miei ricordi, insomma, parecchio cibo legato al vino. Noi mettiamo il vino, più che altro il lambrusco, perché il lambrusco ti dà, lo senti, la Fogarina lo senti un po' meno. Lo mettiamo nei cappelletti, col brodo, facciamo il berinvento. Poi la tradizione vuole che il riso e verze venga fatto sempre mettendoci il vino. Poi lo mettiamo anche nel minestrone. Ma la cosa che più mi piace per questo vino, e mai
mai ci sogneremmo di farlo fare al maître, perché il vino lo dobbiamo mettere noi. Noi dobbiamo mettere. E sono i tortelli di zucca. Questa è zona la mia, Viadana, il Mantovano. Qui a Reggio non è che sappiano fare i tortelli di zucca come andrebbero fatti. Comunque, non vuoi... No. L'hanno imparato dai mantovani. No. L'hanno imparato, come sempre, i reggiani a modo loro. Quindi... Sono, prima di tutto, la forma caramella non la usano. E quindi, vabbè, comunque non è questo. Noi, c'è una tradizione che mi ha sempre colpito, e io l'ho sempre fatta, perché mio padre ci teneva. Ed era mio nonno, che era un anticlericale di quelli... La sera della vigilia si mangiavano i tortelli di zucca, e prima di condirli, li si toglievano bollenti, si mettevano due o tre in una scodella. Occhio che i tortelli nostri sono così, lunghi così, non sono così di quadretti. Non sono robine, ecco. E ci si metteva su il lambrusco. Il lambrusco gorgogliava e si scaldava. Esatto. Alla fine lo bevevi, una cosa veramente che io trovo in un ristorante a Villa Strada, da Nizzoli, un ristorante abbastanza famoso, eccetera. Quando ho chiesto una cosa del genere, è uscito Arneo, che poi adesso lo conosco, e mi ha detto: chi è che l'ha chiesto? Perché si faceva così una volta, ormai non lo sapeva nessuno. Basta, finito. No, bellissimo. Se volete sapere di più, chiedete. No, ci sembra quasi di mangiare. Ah, io guardo, ecco. I tortelli di zucca mi piace, solo che faccio la vigilia da mia sorella, e mia sorella ha un brutto vizio, ci troviamo tutti noi fratelli, non abbiamo più genitori, ha il brutto vizio che fa i tortelli, è brava, poi dopo li scalda, prima di qua, poi li scalda dentro al forno. Io non ho mai il tortello, perché sono già conditi, non ho mai i tortelli per metterci sul lavoro. Non sai quanto mi dispiace. Però da adesso non credere, vediamo se ci sono delle domande. Sì. Se avete delle domande, fatele pure in chat. Loredana, Diego, ti presento Loredana, è il nostro consigliere. Ciao carissima, l'ho vista prima, mi piace. Bravissima cuoca anche, quindi adesso... Vabbè, io dai. Dico, aggiungo ancora una cosa, anche mia mamma usava mettere il vino rosso nel brodo, ma... Qualsiasi pasta, sia i tortelli o... a lei piaceva molto. Ecco, quindi se avete delle domande da fare anche a Diego o via chat. Ecco, lo sapevo io che Bunciuga subito cosa vuole. Curioso, te l'ho detto che sono curioso. Senti, quando tu mi hai descritto l'esperienza del bere l'uva fucarina, io ho avuto esattamente l'esperienza... Si sente? Sì, benissimo. L'esperienza di quando io, da giovane, con i miei amici, non c'era la movida, la pericena, tutte queste cagate, si andava in quelli che noi chiamavamo i vicinsi. Non so se questo termine lo conoscete. Vicinsi vuol dire quelli che avevano la licenza di vendere il vino e i loro prodotti, che di solito era, oltre al vino, se prenotavi il pollastrino, la salamina, qualche cosa così di produzione. Erano praticamente osterie di campagna, di solito sporche. Sì, da noi c'erano le frosche, mettevano fuori il pezzo di ramo. Le fraschette, diceva la mia nonna. Le frosche. Da noi si chiamava i licinsi. Però io mi ricordo, non so, tavolate di legno all'aperto, con le galline che camminavano sopra in mezzo alle cacche di gallina. Non ho mai bevuto così bene, non ho mai mangiato così bene come in quei posti lì, che hanno chiuso subito dopo negli anni 80 per l'igiene, che schifo, hanno tolto tutto e ci hanno messo i McDonald's e quelle robe varie. Oppure ristoranti stellati con dei prezzi inavvicinabili. Da noi lì si beveva il vino locale, che era il Clinton. Sì. Che era nero, che ti macchiava per 3 giorni la lingua e che ti dava quel senso che dicevi tu proprio di bere il catrame, l'inchiostro. E che se ne bevevi troppo stavi veramente male. Noi ne bevevamo troppo, ma non so come mai non stavamo mai male. E anche quello è un vino che non esiste più, che è impossibile da trovare, perché è stato proibito. Dico che sia fuori legge. È fuori legge come il fragolino. Il fragolino lo trovi. Un vino che veniva fatto dal contadino
e direttamente dato. Veramente era un vino che non passava da però nessun circuito. Posso fatto dire lì e a come il fragolino... questa cosa non esiste più. Ha delle forme di metanolo, cioè dopo l'86 sono stati banditi da... È stata una buona scusa, come adesso per il Covid sarà la scusa per mettercelo in un altro, con tanti altri modi. Allora lì poi ho detto, no, questo va schifo, l'etanolo, fuori tutti. Ma no, mi viene, cazzo, avete le galline sulla tavola, ma mettiamo i tavoli di plastica, le robe. Franco. Era un'esperienza, ma ha che ecco, chiudo, scusami. Perché No, ti devo dire una cosa. Ha che fare con il, questa è la domanda, ha a che fare con quel vino lì, Fogarino, della famosa canzone? No. Niente? Ma Fogarino è un uva da taglio, quindi l'acido tartarico veniva esportata, ma esportata anche all'estero, in tutta Italia. No, io volevo dirti una cosa a proposito del Clinto. Da noi il Lambrusco, quel Lambrusco lì che trovavi nelle frosche, nelle case, nei cosi, lo chiamavano a Via Dana Scagaron. Perché quando lo vedevi quello, lo facevi nera. Allora, dico solo una cosa. Ma non ha a che fare comunque. Che vedo in lettura, tolgo la parola un attimo alla Loredana perché può essere interessante. Patrizia Loyola, che è la nostra, nostra referente, dell'associazione Fisel Rosa, e ci dice che in Veneto, sul Piave, ne trovate quanto ne volete di Clinton. Quindi... così lo dico a Franco. Sì, io ho abitato a Venezia e ho frequentato e frequento regolarmente il Veneto, ma non ci sono più i posti di una volta che fanno il loro vino. Quel vino lo trovi ancora, è controllato in qualche modo. Oppure lo trovi di contrabbando, come qui a Brescia sono proibiti gli uccellini, ma se tu conosci la persona giusta, ti porta nella stanzetta riservata e ti danno gli uccellini proibiti e ti dà il Pinot Mugo, quello famoso, di certo. la grappetta col Pinot Mugo, ma è tutto proibito. Certo. Sì. Beh, Francazzani, tu lo conosci, lo scultore, quello di Venezia, che veniva ad Arte e Anarchia, così, lui il Clinto lo trova, però sì, è come dici tu, insomma, non è una roba semplice, ecco. Ecco, vediamo Loredana le altre due o tre domande. Non è nel suo posto giusto. No, perché abbiamo 5 minuti solo, per questo che... Molto velocemente, se qualcuno vuole intervenire, noi siamo bravi, stiamo in silenzio e pone la domanda. Chiedeva la Pasquina Fracassi, se è previsto qualche disciplinare. È previsto? Per la Fogarina? Sì. Prima Fogarina non potevi fare, tu tieni in conto che Fogarina negli anni 90, l'Europa... Mi hanno detto, io non sono un esperto, quindi per l'amor di Dio, prendete anche i termini, prendeteli con pazienza, insomma, ecco. Negli anni 90 pagavano per togliere i vitigni di Fogarina. Qualcuno l'ha tenuto ed ecco perché adesso abbiamo la Fogarina. Poi nel disciplinare adesso puoi fare il vino che si chiama Fogarina, mentre prima dovevi chiamarlo Lambrusco di Fogarina. Le date non le so. Non ho idea, anche perché insomma l'avevo detto poi a Raffaella, io non mi occupo di questo, avrei parlato volentieri di un mondo ok, non ho benissimo, grazie. Adesso arriveremo anche ad avere una con quello che può servire, tanto non c'è più di tanto, una Fogarina doc prima o poi, insomma, specialmente qua a Gualtieri e a Boretto, tanto sono solo in due a parla. Dopo ci si butteranno dentro e rovineranno tutto. È stato iscritto comunque nel Registro Nazionale delle Viti. Sì, mi hanno detto, sì. Esatto, e quindi è stato riconosciuta almeno quella parte, perché è comunque un po' bistrattata rispetto alle potenzialità che c'erano, vero Diego, su questo? No, scusa, non ti ho seguito. Un po' bistrattato rispetto alle potenzialità che c'erano. Ma non c'erano potenzialità, è stata tirata via tutto. Esatto. Adesso io ho visto, sono andato a prendere appunto la Fogarina alla cantina sociale, un pezzo di terra grossissimo con delle piantine messe secondo me l'anno scorso, eccetera, sai che quando sono ancora coperte per via del gelo, adesso il gelo tra l'altro non c'è neanche più, certo. E secondo me è tutta Fogarina quella lì. Sì, diventerà da noi come la spergola. Cioè, a un certo punto ci troviamo qualcosa
cosa che non ha più, non c'è da fare, l'Accademia vince, ecco. Andiamo avanti, Lore, con le altre domande, perché dopo sì, Diego abbiamo, sì, sì. Proprio, abbiamo proprio pochi minuti, quindi... Ma io ho tutti allora, i minuti che volete. Elisella, se volevi, se ci sei ancora, se vuoi intervenire con la tua domanda. Sì, scusate, mi sentite? Buonasera a tutti. Grazie mille per questo incontro, perché è interessantissimo. No, è che mi sono incuriosita Madonna, perché ho davvero? Visto... No, no, occhio, è davvero... Non esagerare. No, ma non esagero. Anche perché io ho una visuale selettiva, quindi nella cartina ho visto Via Matildica, ho detto attenzione, io sono una medievista, quindi volevo sapere se a livello storico la Fogarina, insomma a livello storico... No, c'è quello che ho detto prima, c'è chi dice che addirittura al tempo dei Romani c'era un vino simile, che fino al 500 veniva fatto, ma poi veniva annacquato, veniva... Ma non c'è... Il problema è questo. Nel momento in cui si è ripreso il boom della Fogarina, Guastalla si è sentita tagliata fuori. Perché a Gualtieri la Fogarina, ecco, quello che non ho detto e lo devo dire questo, ha rappresentato per almeno 50 anni un'economia floridissima. La Fogarina la coltivavano, sì, c'erano i vigneti di Fogarina, ma non per fare il vino, perché l'uva andava perché era uva da taglio. Uva da taglio. Non si faceva la Fogarina, se la faceva il contadino. Dopo qualcuno magari l'avrà anche fatta, qualcuno avrà pensato, non so Veronelli negli anni 70 cosa fosse aver bevuto a Brescello, ma non è questo il punto. È che era proprio un'economia importantissima. E nel momento in cui l'acido tartarico è stato sintetizzato, non ce n'era più bisogno. E tutti hanno tolto i vitigni. Questa è una cosa importante. Per Gualtieri, infatti, la cantina sociale nasce appunto nel periodo in cui conferivano la Fogarina. Poi partivano i treni per tutta l'Alta Italia, anche per il Meridione e anche per l'Europa. Andava anche in Germania. Però non parliamo di vino, ecco. Io non parlerei di vino, assolutamente. Se no uno se lo faceva in casa. Poi era carta vetrata e inchiostro, ci metteva dello zucchero o quello che aveva per dolcificare e ci faceva la polenta e mangiavano al mattino. Bene. È interessante questa storia, no, invece grazie mille, grazie. Io grazie. Sono intervenuta dopo, però ho già capito, magari mi riguardo la prima parte. Allora, se c'è, allora io volevo... Ah, non sai cosa hai perso con la prima parte, non lo so. No, volevo chiedere se c'era qualcun altro che voleva intervenire con qualche domanda, basta aprire il microfono, insomma, e ho anche il video, insomma, e poter fare quest'ultima domanda, se no io altrimenti saluterei. Allora, innanzitutto saluto degli amici che ci sono con noi, vabbè, come avevo detto, Gian Arturo Rota, famiglia Veronelli, che è anche lui in collegamento. Saluto tanto anch'io. Tanto. Esatto, e poi avremo modo magari di Patrizia Loyola che non vedo ma che saluto, poi Elena Miano, Pasquina Fracassi e un po' di nostri colleghi. E poi dopo niente, a questo punto io se non ci sono altre domande. Ringrazio Diego perché si dimmi. Un secondo. Diego. Sì. Saluto Franco Ciuga e saluto Enzo e Alessandra. Non sai e Rotta, non sai il piacere che mi ha fatto vederli. No, sono tantissimo, contenta. Veramente, sono veramente contenta perché ad esempio con Enzo e un altro nostro amico interessante, così condividiamo tutto le nostre esperienze. Vabbè, insomma, dai. Allora, innanzitutto io ti ringrazio, ho piacere a Franco che l'ho conosciuto anch'io
e quindi tanto piacere. E niente, io ti ringrazio tanto perché noi ci siamo conosciuti in un luogo davanti a un bicchiere di Lambrusco al seminario e da lì è stato, come dire, ci siamo capiti subito sulle dimensioni. Saluto Matteo anche dietro di te. Ti faccio vedere mia moglie, dai, esatto. Su, saluta. Esatto. E poi, se siete d'accordo per fare questo saluto, io mi non ha ci... controllato perché io dopo esagero, lui mi ha controllato. Esatto, non so se riesco a riavere la canzone della Fogarina, adesso la cerco un attimo. Però a far l'amore in mezzo al Prà con la neve, c'è un'altra bellissima immagine in Los Enfants di Fratelli Italiani, a un certo punto... Si vedono gli alberi, si vede il cielo e parte di rin din 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 din. Ah, è meravigliosa. Vabbè, niente, vediamo se riesco. È bellissima. È vero o no? Loredana, è vero? È meraviglioso quel pezzo lì. È vero. Da piangere. Esatto. No, fai bravo. Da piangere adesso no, però è molto carina, è molto... Sì, è un'esplosione che non mi sarei mai aspettato. Sì, sì. Poi è pisacane la storia, dai. Adesso vediamo se si carica, se riesco a collegarvela. Così ci salutiamo con il canto di apertura, sempre che riesca. Con la grande voce di Giovanna Daffini. Esatto. Solo che sovraccarica un po'. Ecco, forse riusciamo, un attimo. Vediamo. Che la tecnologia ci aiuta, però delle volte ci abbandona anche, quindi non è sempre. La canto io. La canti tu, Diego? No. È l'unica cosa che non so fare, cantare. L'unica, però lei... Perché per lei io sono bravo in tutto ciò che non rende. Perché l'ho chiuso e purtroppo mi sa che non riesce a riattaccare niente. Niente, allora... Allora vi saluto, dico a Diego che se vuole poi essere con noi anche la prossima settimana, abbiamo con noi un vignaiolo, nostro, diciamo, uno dei vignaioli che ci ha permesso di seguire tutto il ciclo della vite, che è Giorgio Erioli, a pochissimi ettari, fa un vino che Diego a te piace, secondo me ti piacerebbe molto perché è un grechetto gentile particolare, una lionza, un negretto, parliamo di vitigni autoctoni, quindi parliamo di antichi vitigni autoctoni dell'area bolognese, quindi se Diego vuoi partecipare con noi ci vediamo o con chi vuole esserci, vorrà esserci mercoledì prossimo, siamo di nuovo qua dalle 7, 7 e tre quarti, 8 circa, a parlare di Bologna, di vino Bologna e di autoctoni bolognesi, e grazie a tutti. Ciao gente, ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, grazie. Buon vento a tutti. Gian.